A Caltagirone il progetto di realizzazione della tanto discussa pista ciclabile passa ad una fase di imminente avvio dei lavori a uno stand-by dettato da nuove scelte che dovrà compiere l'amministrazione comunale. Nel corso degli ultimi giorni si sarebbero susseguiti alcuni incontri fra i consiglieri comunali d'opposizione e gli esponenti dell'amministrazione comunale. Il prossimo 29 luglio intanto tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale che all'interno del provvedimento riguardante il piano triennale delle opere pubbliche dovrebbe trattare anche l'argomento pista ciclabile. Gli esponenti di Confcommercio rimangono pertanto fermi nelle loro posizioni, no alla pista ciclabile nel cosiddetto triangolo sturziano. Sembrerebbe che ci siano, diciamo, delle novità perché per alcune settimane non si è più parlato di pista ciclabile, sulla quale noi abbiamo raccolto centinaia e poi ce ne sono state ulteriori adesioni di commercianti che sono assolutamente contrari al posizionamento della stessa nel cosiddetto triangolo San Luigi o triangolo Sturziano, quindi via Burgio, via Giorgio Arcoleo, via Principessa Maria e via Principe Umberto. Il prossimo 30 luglio intanto si terrà un ulteriore incontro che dovrebbe essere quello decisivo circa la scelta del sito, che dovrebbe mettere a confronto le tesi dell'amministrazione comunale e delle organizzazioni di categoria. Queste ultime a loro volta temono che il confronto potrebbe riguardare scelte già effettuate dall'amministrazione e che non soddisferebbero le tesi di quanti si sono sinora opposti ai proponimenti del sindaco e della giunta comunale. Attendiamo a questo punto gli esiti di giorno 29, nelle more noi di questi giorni abbiamo ricevuto una convocazione per giorno 30, che però è successiva alla data del Consiglio Comunale. Mi auguro solo che non sia solo una convocazione per una presa d'atto, diciamo, di scelte già prese, ma che sia una reale convocazione per una concertazione che porti ad altre ipotesi che peraltro in questi giorni sono circolate, ce ne sono almeno tre o quattro che potrebbero essere assolutamente funzionali al turismo, alla viabilità, diciamo, e al diritto sacrosanto anche dei cittadini di fare il buon uso della pista ciclabile per gli appassionati delle bici, che siano a pedale, che siano elettriche, che siano a pedalata assistita.